Buongiorno. Cosa così si può dire? A cui c'è che lei? Sei nella scuola, vero? È la scuola, io pare la scuola. Dove? No, certo. Che saggio? Ma senta, lei chi è che vuole? Perché vieni qua, che affare? Che saggio? Mi sono venuto qua per fare i lasagne, il lasagne. che esame a fare? Fantastico, quando ci penso, perché io non ho cominciato a avere una ragione buona. Allora, siamo da terza rimedia. Lì, fa terza rimedia? Perché lo metti? Sa così mettersi, che ci posso fare? Guarda come l'avevo mandato io. Ma forse vuole riri la terza media, sa pigliare la licenza, va? Che se pare caso che sono stato, come mai pigliare la licenza? Non stai capendo, guarda. Signora, lei si è come si chiama? Io mi chiamo Razia Mangadillo. E voi dici se che non giudica lui? Ma che c'è? Come si chiama? Che mi vuole dire? Ma perché non giurisse come mi chiamo? Ma perché me l'ha detto come si chiama? Ma ha detto che non ce l'hai detto a nulla, non è che mi ha detto come si chiama. Io giurisse come mi chiamo. Ma non sta facendo una cosa? Vada, aspetta, ma tagliate che bene. Ma credere, io mi stavo molto come una tromba. Io non so come un cimiciaro, basta che mi dici come si chiama. Ma mi senti, ma chi è che sta dicendo? Oh, Rigo, no, Rigo, Azzumo, cimiciaro. Oh, ma lei sa spiegare buono, perché io come parla lei non capisco proprio. Ma io ci ho detto così, come si chiama? Vuole dire? Se io ci rispondi che mi chiamo Razia Mangadello, sta capendo? No, non capisco che sta quando pare. Io non ci dico nulla, vuol dire come si chiama, non sono parecchio. Guarda, teniamo la cacca, io non sono parecchio. Mi sembra, non le facciamo più una calorina. No, qual calore? Io ci rista lei, ma mi chiamo Razia Mangadillo. Mi chiamo Razia, di nome Razia e di cognome Mangadillo, sta capendo? E ci voleva tanto a dire le autore che ho fatto i altri, come ho detto. Ma sui altri autore, va bene, ma diciamo, mi chiamo Razia e basta, non giudico nulla. Comunque, non ti preoccupare, io non giudico nulla. Così a sapere che io sogno qua. Allora io c'ho la lappa, no? E che mi conta? All'avuto 3 anni, mi fermano che le mi studiate di nuovo. E io da lontano non posso che sa parire, perché io salutai. E io quando mi salutai, che le se ne sono pigliati per i fornelli. Sono, ah, dice, che vuol dire che erano un garubbe nero? Perché non mi sono passato. Oh, te mi fermano. Chi è? Io sono carabinieri. Ma scusami. Ma che fu? Che sì, il mio uno la macchina mi disse guarda lei, ci facciamo passare, mi chiedete spirito. Mi disse lei, mi pare che c'è troppo spirito. Così apre qua cosa. Ma per questo che mi disse questa cosa, era uno che ha avuto tanto parere per apparire tutto il pane. E come dicevo l'altro collega della macchina, erano tre carabinieri uno sopra l'auto. Uno ignorante quando era l'auto. Mamma mia! Come si è visto un dottore in cucchiano, un dottore vicino, cosa avvicinare? Eremo più commenati. Io picchiai, signore, ma scusate, ma io picchiai e ci fece la battuta. Ti disse dottore, poi dite Davide e potia. Ma che c'è di sarito? Madre. Che la devontà un euro, che manco sulla vista non ha fumacato. Ma disse, chi è avanti? Mi dà la chiave dalla lapana con il libretto e patente. Ma certo, che giù pure, se si diavo, no? Perché tutte queste battute di spirito, ma come vai? Da rubinere per vedere che già per davvero sono sediati, che ci facete tutte queste battute. Ma allora com'è che finisce? Che ci arriveranno un libretto e la patente? Io che non mi domandavo un libretto, io dici, chi è un libretto che ci udesse? Che come ci desse un libretto, mamma mia! Ci volevano 387 che tenevo. Oh, mia, ma perché che c'è? 387, che ci libretto della cassa malattia? Ma certo, perché tu che tu volevo il libretto della cassa malattia? E io chi lo volevo? Chi c'era il libretto della cassa malattia? Ma cosa ti pazzi, ma... Scusate, cosa costa da piccoli? Ma c'è mia... Perciò che non subito di rapparire la medicina, subito si chiama da lapa, subito che c'è sequestrare la lapa con tutta la foglia. Foglia? Chi è che c'è da sequestrare? Questo vuole dire la verdura. E che lo capisce lei? E poi, fa un favore, per favore, ne ricisse, va, queste cose sopra i carabinieri. Perché chi è merito, non tutto il nostro rispetto, va bene? Io mi rispetto, è che non la posso apparire da lontano, perché è salutare, no? Salutare l'educazione, ma non sì, so, a me non paese, però... un altro paese non sa, ci va. Ci fece la battuta. È battuta, va bene. Io pigliai e salutai. Nel frattempo mi disse, ora dice mi dassi la patente. Chi è sta patente? Che l'uomo era gli auto tra le cose. Non aveva la patente. Ma poi chi sta patente lo fiolo? Mi fa patente lo fiolo, io come sacco da così.
che lo vedo se c'era chi l'uomo, forse avevo ticchio, non lo so che avevo, lo facevo. Giusto, giusto, la lapa era dell'ulato pure. A me che mi ho passato, come stavo dicendo, di andare alla lapa a pigliare la cicarola. Ma cosa? Che partì, perché c'era sta patente a mezza alla lapa, patate, pomodoro, scamandava a mezza cassa. Che non io, tanto, non la parevo, mi disse, che sto facendo, leca? Cioè, se lei che mi ha domandato. Ah, cerca dei casci, che io sono nella caccia come ho cato, sapevo già stamattina, ma non ne ho trovato. Ma che tu, quando il dinero voleva la patente per guidare la lapa, sta capendo? E il signor Sabere, che ne sapeva che era sta patente. Ma cosa? Io l'ho detto da circunvolazione, non lo ha patente, che sono tutte queste cose per la lapa, io non ho casci, ecco, tutte queste cose non ci vuole. Ma hai scelto, cagliasse, di sta cosa? Che poi? Ma, mi disse, dice, ora siamo a sequestrare tutte cose, e mi pigliamo 500 euro di multa. 300 euro può fare me la foglia dopo l'autorizzazione, ma poi il letto da circunvolazione, tutto il letto da bene la foglia e tutto questo. Poi ora io sogno qua a fare lasagna. Ma allora io però ancora non hai caputo perché lei vive. Ah, allora non l'ho caputo, lui non ha caputo niente della vita. Certo che non ha caputo niente. Io ti disse che sogno qua e poi lasagna, mangio due pezzicata a fare essere media. Ma adesso che non vuoi, che sei chiuso, tutti i che mi sta aspettando. Sì, che è, a così. Come? Allora, Taliasse, intanto si dice diploma di terza media. E poi, no, catta come disse lei, e poi da lì ci dico un'altra cosa, che io a lei non ci rugno proprio niente. Semmai io, un professore, che ci fa fare l'esame, e poi sì, tu mi hai promosso questa testa che hai avuto. Io che ci rugno la licenza, la testa media. Tu hai questa licenza? Sì. Ma siamo sta facendo una fosera peggio come se ne faceva un rapparello. Ma perché tu non parlerò una volta come se ne facevo? Ma perché lei a me mi sta facendo un pazzino? Ma che lo? Ma che lo domandava, specie che siamo una piata a bomba da una casa che è più pochino. Ma giù! Io come passano da là, domandavo un euro che parlava, c'era stata una passata di siccia. Ma siamo come un cucciolo portavo. Perché? Perché voleva queste cose? Allora perché? E lei non aveva. Perché avevo io papale? Io che ho potuto fare con certo, vorrei vedere, va. Invece ora sono io qua e fai lasagna per passare un cazzo da casa del rombo, come si chiama, tazza la media, perché quando ci porto è chiaro che mi sta aspettando. Ma mi senti, ora io allora facciamo una cosa, va. Ora vai, un anno a lei, do professore, è giusto? E poi perché lei, no, da professore Giacomo come finiva? A sapere che c'è un ega mamma! Do professore Giacomo come finiva? E non saccio. Ah, cominciamo una ultra volta, eh? Ma se non sia come mi disse, io non saccio come Giacomo come finivo. Allora, io voglio stare calmo, voglio stare tranquillo perché non voglio essere come chi lo dà una parola, dai. Allora, su sia voglio sapere come finivo. Non è che ti domandare ce l'ho io a Giacomo e dirti Giacomo come finivo. Ossia, se domani dice Giacomo come finivo. Mi senti, avanti, cominciamo una ultra volta. Giacomo come finivo? Io un nome, io cognome da professore, eh? Guarda, mi faccio sta canarina e fino a un'altra volta. Pensatemi. Ah, perciò il professore si chiama Giacomo? Sì. Vabbè, come finivo poi non interessa. Questo sta cucciolo, stava a stare un attaccato. Io che hai tante cose che fare, e io che sto facendo perdere un sacco di tempo. Queste qua si scrive una gente che ci sta facendo perdere tempo. Sì, su sì. Qua che se lo porto lo stipendio a comune. Guarda, sì. Ora da lì a se ci parlo io qua, professore, Figlia e vedremo come sa come che poi figlia e vedremo succede. E poi sa come finito. E poi sa come finito. Il professore maestro non c'è niente. Capace ora è un professore che capite e baffi, che sono tutto ignorante. C'è anche un professore che non è ignoso, magari che lui ha un'intelligenza, una mano maestra. Un professore, ma vediamo, speriamo che è ignoso, perché io mi trovo magari di confusione, non sa ci va. Ma aspettiamo qua. Senta, il professore vuole sapere il suo nome, come si chiama lei? Come mi chiamano l'altro? Da così, sì, va bene, avanti, come vogliamo l'altro? Vuole poi la si copre. Che c'è? Ma che questo? Lei mi ha detto un suo cognome, come si chiama? Ah, vuole sapere un mio cognome? Calacciura. E basta? Come basta? Che sono tutto cristiano, cioè basta solo Calacciura. Filippo e la facciamo completo. Ah, e allora lei si chiama Filippo Calacciura, giusto? Ah, giusto, giusto. Va bene, ora ci lo dico, professore, e poi perché torno a cercare. Guarda, perché se salutasse, che io il comune che mi stanno aspettando. E va bene, non è andata a pazza.
E com tutta la ragazza sogno tremendo, io ma su tutti io non me ne pendo, ogni tanto mi fa piacere. No, ma che tu non donavo più, è capace che se ne è capace che l'uomo umano se ne va a casa, mio padre. Perché è l'orario, ma non parlo, non è l'orario, questa roba non sta perdendo. Mi senti, signor Calasciume, parlai col professore, va bene? E mi disse che fra 5 minuti io due veni, ah, se tenesse pronto. Ma questa sera, dove si è che chiamavo? Io a lei. E che mi chiamo Calacciume io? Va bene, buono, non si rattasse tutto, va bene. Ma che male mi chiamo Calacciura? Che ci fai? Che sbagliai? È buono, oh. Ma merda, come sta a fare uno stagione? Quando mi ha preso il microfono, si fa niente. Chi sarà capa ignoranza c'è te? Grazie! Grazie manca a Dio! Sì! Perché sto passando da uno a cacadere! Scusa, che è? Signore, che avanti, a lei stanno chiamando. Chi è? Un professore, sì. Sì. Tutto lui è tutto professore. La cominciamo, tutto sano, un poco interrogazione. Un poco.